Buonasera a tutti, io sono Andrea Poltronieri e vi do il benvenuto a Mupin Talk. Stasera parleremo di coding e robotica, affrontandoli dal punto di vista della ragione e della fantasia, perché si tratta di attività che molto spesso associamo ad un modo di ragionare razionale, al pensiero più razionale. Ma in realtà la fantasia è un elemento trainante per questo tipo di attività, sono attività creative, tutto sommato. Per parlare di questo, stasera abbiamo due ospiti. Abbiamo Elena Vitti, docente di tecnologia in una scuola secondaria e pluripremiata vincitrice di concorsi di robotica educativa. Ciao Elena. Buonasera a tutti. E abbiamo Elia Bellussi, divulgatore scientifico, fondatore di Coder Dojo Torino e mentor nell'hackathon organizzata dall'Unione Europea. Ciao Elia. Buonasera a tutti. Molto bene. Allora, innanzitutto, Elena, io ti ho presentata come insegnante di tecnologia. Per il pubblico meno giovane, l'insegnante di tecnologia è un concetto che deve essere spiegato. Quando io andavo a scuola c'era l'insegnante di educazione tecnica, ma forse non è la stessa cosa. No, non è esattamente la stessa cosa. È sempre la materia che corrisponde all'educazione tecnica, però ha un curriculum che si è evoluto, ovviamente. Se parliamo di tecnologia, non è storia che rimane più o meno la stessa, dipende dalla lettura che noi ne facciamo, ma si è modernizzata, ha aggiunto al curriculum tutta una serie di competenze che non riguardano solo più i lavori pratici e il disegno tecnico, ma si è evoluta man mano inserendo le filiere produttive e questo già per la tua età più o meno ce l'avevi nella tua materia, e adesso abbiamo informatica, coding, robotica, meccatronica, che servono soprattutto ai ragazzi a prepararsi per quello che sarà poi la scuola secondaria, perché tecnologia è una materia della scuola, diciamo, media, secondaria di primo grado. Ah, grazie per averci chiarito le idee. Abbiamo accennato al fatto che tu sei particolarmente preparata sulla robotica educativa. Sappiamo più o meno cos'è la robotica. La robotica educativa cos'è? Allora, come io non sono una programmatrice, non sono brava a lavorare con il robot in qualsiasi contesto, io quello che faccio è lo utilizzo come strumento didattico. Quindi insegno sia robotica ai ragazzi, ma soprattutto quello che interessa di più e quello che viene più apprezzato, perché non tutti lo fanno adesso, è quello di insegnare con la robotica, quindi usarlo come strumento mediatore dei contenuti, quindi magari fare fisica utilizzando il robot come strumento, come se fosse, non so, un microscopio. Lo usiamo come strumento per scoprire qualcosa di nuovo. Quindi spesso si utilizza il metodo scientifico, si formulano delle ipotesi e con questi strumenti che sono i robot si verificano le ipotesi che si sono fatte. Quindi si ha un feedback immediato, quindi si possono ideare degli esperimenti specifici, quindi lasciando libera anche l'interpretazione ai ragazzi, quindi la costruzione del robot e l'utilizzo. In questo caso allora la robotica ha un doppio fine, sia essere un mezzo per apprendere qualcosa, sia essere esso stesso comunque uno strumento per acquisire una certa forma mentis, è corretto? Sì, serve per affermare quello che noi chiamiamo pensiero computazionale, quindi questo qua parliamo anche di coding soprattutto, quindi non solo sapere trovare una soluzione, ma studiare il processo che mi ha portato a farla. Questo è fondamentale nel coding, perché nel coding noi dobbiamo capire come risolvere un problema e come comunicare, ad esempio, con un computer le istruzioni necessarie perché il computer lo risolve al posto nostro, quindi dobbiamo avere ben preciso il processo. Grazie, grazie. Invece parlando di coding mi sento spinto a rivolgermi ad Elia. Innanzitutto, Elia, ti abbiamo presentato come, tra le altre cose, fondatore di Coder Dojo Torino. Ci puoi illustrare cos'è Coder Dojo, cosa significa? Ah, sì, per capire che cos'è il Coder Dojo si deve prima di tutto risalire al 2011, precisamente a Cork, un paese dell'Irlanda.
Lì, per la precisione, due esperti programmatori hanno avuto l'idea di creare uno spazio per bambini in cui questi bambini potessero apprendere le basi della programmazione. Poiché a scuola l'argomento non veniva trattato e pensavano fosse importante da aggiungere le competenze per il futuro, per il loro futuro. Quindi per essere preparati a quello che gli avrebbe, che sarebbe stato il loro futuro, appunto. In pochi anni questo movimento, diciamo così, è diventato internazionale ed è nata una fondazione che gestisce, che lo coordina. Coordina in varie realtà territoriali, appunto, perché abbiamo l'Italia, abbiamo l'Irlanda, abbiamo gli Stati Uniti ed è ormai presente in tutto il mondo. Nel 2017 la fondazione si è poi fusa con la fondazione del Raspberry Pi, che è l'omonima fondazione che sviluppa la scheda elettronica Raspberry Pi, computer Raspberry Pi, e ha accresciuto le sue possibilità di gestione di questi eventi. Ovviamente, visto il successo, la competizione non si è fatta attendere. E sono nati altri progetti come Code.org e molti altri. Ma in dettaglio, che cosa vuol dire Coder Dojo? Coder Dojo, ce lo chiedono tutti in verità. Coder Dojo vuol dire da coder la persona che scrive codice, e da dojo la palestra, quindi sarebbe la palestra di chi scrive codice. Quindi dojo è il termine giapponese di palestra. Grazie, ma la vera domanda è cos'è il coding di cui si è parlato? Coding è la programmazione declinata in un modo diverso o, come mi fa notare qualcuno con tono polemico, è solo un termine più alla moda per descrivere la programmazione? Questa domanda potete rispondere entrambi. Prima Elia che sta già parlando. Ok, allora io reputo che sia un buzzword, quindi una parola di tanto di moda. Si dice coding, si dice programmatore in italiano, si può dire in qualsiasi maniera. E lo scrivere il codice. Durante l'attività di Coder Dojo, poi lo vedremo più in dettaglio più avanti, non si scrive in verità sin da subito codice, ma si usano dei blocchi logici o poi si fanno altre attività, che però sono propedeutiche per poi apprendere la scrittura del codice. Sicuramente poi ne parleremo poi più in dettaglio, però è lo stesso termine, è scrivere codice in pratica. Sì. Elena, tu cosa ci puoi dire delle attività di coding in quanto tali? È proprio programmare, è una cosa un po' diversa insegnare il coding? Dipende di cosa stiamo parlando. Noi a scuola io lavoro con bambini che dall'ultimo anno del nido, ho fatto delle sperimentazioni, a terza media, quindi alla fine della secondaria di primo grado, quindi tutto questo primo ciclo. Noi non parliamo di ragazzini che stanno lì a scrivere in un codice informatico particolare, lavoriamo su attività che sono propedeutiche, quindi noi creiamo quelle che sono poi le condizioni per capire, anche solo per capire, perché noi non vogliamo formare tutti informatici o ragazzi che vanno a meccatronica, vogliamo formare una cultura tecnologica sul coding. E quindi sono attività propedeutiche. Addirittura io ho qua delle carte di coding unplugged che servono per utilizzare degli enormi tappeti con i ragazzi oppure delle scacchiere disegnate a terra e lavorare con questa attività di scollegate, unplugged. Quindi in realtà è la costruzione delle premesse, delle competenze necessarie a. E quindi non è esattamente scrivere codice, forse i ragazzi di seconda, terza media già riescono a farlo, però solo alcuni. Invece noi oggi parleremo appunto del coding a scuola, quindi nei contesti formali. A scuola, la scuola è per tutti e tutti devono avere queste capacità, così come tutti fino alla scuola media facciamo materie più generiche che permettono poi di aprire un po' la mente ai ragazzi, poi sceglieranno quello che vorranno fare. Ma è utile anche per chi sceglie il liceo classico, eh? Vi dico la verità. Hai detto addirittura bambini dell'ultimo anno del nido, ho capito bene? Sì, questa esperienza l'ho fatta con Mupin proprio. Mupin ha un robottino che ho qua dietro,
che si chiama Cubetto, so che devo metterlo davanti al viso così lo potete vedere. Allora, Cubetto è un robottino che è fatto di legno, è fatto, il design è italiano, e ha una scheda Arduino all'interno, e è un robot che abbiamo a disposizione a Mupin, con il quale facciamo dei progetti, e abbiamo fatto una sperimentazione. Mi sembra che mi segue anche chi ci sta seguendo, chi ha aiutato a formare questo progetto, l'ultimo anno della Silonia. Quindi i bimbi che nel secondo quadrimestre dell'ultimo anno si preparavano poi andare alla scuola materna, ovviamente tenendo conto delle caratteristiche di questo gruppo di bambini, quindi il lavoro in piccolo gruppo, quindi non parliamo delle enormi aule del Coder Dojo o le aule scolastiche che io solitamente ho con ragazzi delle elementari, delle medie, ma in piccolo gruppo delle attività ridotte, quindi di 20-25 minuti, inserite in una storia. Quindi in questo caso il mio Cubetto era un mio allievo, perché io facevo la parte della maestra dei robot che voleva vedere una classe di bambini piccoli, allora della sua età, perché il Cubetto è piccolino, e quindi abbiamo creato una storia, abbiamo lavorato col codice, si programma con questo simil tablet che vedete, che tra l'altro l'ho messo al contrario, e quindi con dei tastoni giganti. Cioè per noi giganti, allora faccio vedere che devo metterlo dall'altra parte, quindi con dei tasti che man mano si devono inserire, e sono anche magnetici ma non così verticali, non sono abituati a essere così verticali. Allora, con questi tasti di diversi colori, diverse forme, permettono di comandare Cubetto e di fare delle attività. Ovviamente con i bambini usiamo tantissimo la manualità fine, in questo caso, e vediamo, anche per il processo di debugging, vediamo qual è il percorso, perché poi il bambino può percorrere con il ditino i singoli tasti, capire come mai Cubetto non è arrivato dove doveva arrivare. Quindi effettivamente anche con bambini di quell'età possiamo iniziare a fare attività propedeutiche. Wow, notevole. Un commento dal pubblico, qualcuno, hai citato il liceo classico, qualcuno annuncia che intende fare l'istituto tecnico informatico. Approvo questa scelta, ottima scelta. È un mio allievo, è uno dei guarda, è un mio allievo perché lo vedo anch'io, questo mio allievo fa parte della mia squadra di robotica della scuola Patinotti. È una scuola secondaria di primo grado che da quest'anno ha una squadra di robotica, e quindi però lui è al secondo anno, quindi possiamo ancora convincerlo di fare qualcos'altro, quindi vogliamo fare anche il classico, possiamo ancora lavorarci, oppure posso anche bocciarlo e abbiamo un anno in più ancora. Interessante questo punto di vista. Sempre nel parlando, adesso mi rivolgerei a Elia, parlando di insegnare informatica o coding. Elia, tu invece in un contesto più informale, forse meno strutturato, cosa ci puoi dire? Come si insegna veramente l'informatica ai bambini in un contesto come quello che può essere il Coder Dojo o altre cose analoghe di cui ti sei occupato? Ma allora, diciamo che la mia esperienza è nata nel 2012 con la notte dei ricercatori, e lì il museo, il Mupin, a quell'epoca proponeva attività didattiche per i bambini che erano fondate, che si basavano su CS Unplugged, quindi lo strumento che già era citato prima. Da lì in poi si è evoluta ovviamente la tecnologia usata da noi per i corsi che facevamo tramite Coder Dojo, ma l'insegnare ai bambini ovviamente non è un'attività semplice, perché si rischia di creare una barriera tra i bambini e i docenti, perché se si crea un ambiente troppo formale, che segue un flusso troppo rigido, i bambini non si trovano a loro agio. E quanto viene proposto generalmente è un'attività formativa che possa invece avvicinare i bambini ai concetti, alle competenze, per poter sviluppare da zero un prodotto tramite un'attività interattiva e collaborativa. I bambini ovviamente sono incoraggiati a condividere e interagire tra loro, così che possano darsi una mano a vicenda nei momenti di difficoltà,
comunque anche sostenersi nei momenti in cui in momenti felici in cui riescono a risolvere dei problemi e così via. Le attività, seppure trasmettano nozioni ai bambini, quindi sono pensate come interattive e forniscono un approccio legato al gioco. Potremmo usare il termine gamification per certi versi, perché comunque sono sempre quelli i concetti. In questo modo i bimbi si divertono e vogliono continuare a giocare, vogliono continuare ad apprendere nuove tecnologie, nuovi strumenti, nuove competenze per poter migliorare i propri giochi. Un po' come quando mi ricordo giocavo da piccolo che con il Lego prendevo vari pezzi e mettendoci la mia fantasia realizzavo ad esempio degli edifici. Poi dopodiché cercavo di avere sempre più pezzi differenti, poi è arrivato il Lego Technics, allora iniziavo anche a mettere il motore e poi a far muovere le costruzioni che realizzavo. Ecco, diciamo che questo lavorare a container, lasciatemi dire, no? Che si possono mettere insieme, ad oggetti che si possono mettere insieme. Questo aiuta tantissimo anche i bambini nel loro approccio. Sicuramente, però, come dicevo prima, bisogna rimanere il più informali possibile. Le persone non devono, gli adulti non devono interagire troppo con i bambini. I bambini devono essere lasciati liberi di potersi sbizzarrire con le loro fantasie. Una curiosità, non so se puoi dirci quali sono i pro e i contro di insegnare ai bambini invece che a insegnare a persone già adulti, perché tu hai comunque anche esperienza di docente ad adulti. È più facile, cosa è più facile in un caso piuttosto che nell'altro? Allora, io ho insegnato coding, in particolare Scratch, sia ai bambini in un quadro dojo, sia in un master executive organizzato da una delle più grandi business school europee. Insegnavo Scratch, quindi lo stesso strumento. Devo dire che è molto, molto più facile lavorare con i bambini, proprio perché l'adulto, in particolare l'executive, chi arriva da un ruolo manageriale, è più strutturato, è più bloccato su certi formalismi, per cui ha difficoltà, lasciatemi dire, ad aprirsi ad un ambiente più interattivo, meno formale, in cui può contribuire pensando, ragionando e usando la propria fantasia. Generalmente una persona che arriva dall'executive, da un ruolo executive, come dicevo, si basa su formalismi, si basa su processi ben precisi e definiti, quindi vuole seguire questi processi ben precisi e definiti. Cosa che comunque c'è, no? Lo stesso anche nel coding, anzi, poi magari lo vedremo più avanti, però diciamo che la persona che arriva da un adulto trova più difficoltà. È un po' come quando si devono imparare delle lingue, no? Un adulto fa più difficoltà ad imparare ad apprendere una lingua proprio perché ormai è abituato è consolidata la sua competenza in una lingua principale e ha difficoltà nelle altre. Parlando sempre di difficoltà, secondo me poi si potrebbe ragionare anche su come gli adulti devono poi approcciare i bambini durante le loro azioni, ovviamente. È per questo che a scuola ci si va da giovani, tipicamente. Invece, tornando alla maestra dei robot, come ti sei definita prima. Alla maestra del robot era la storia che racconto Sì. ai bambini piccoli. Bisogna contestualizzare sempre le attività di robot. Innanzitutto per entrambi, ci chiedono dal pubblico se avete qualche Lego da mostrarci sotto mano, se Io avete dei Lego lì, qualcuno di voi. Ah! sono appassionato. Allora, io dietro ho tutte le scatole che vedete, sono quelle in alto, sono dei Lego, sono tre robot diversi, quella azzurra è uno dei robot più semplici che è Guidù, poi abbiamo in mezzo questo qua che è l'ultimo nato in casa Lego, questa è la versione proprio base perché io sto in realtà provando delle cose molto semplici adesso, perché sto scrivendo delle cose su questo, e questo appunto si chiama Spike, per me Amelia, perché tutti hanno un nome, e poi è l'ultimo, la scatola
scatola nera non ce l'ho perché in questo momento è completamente smontato in riposo, e il mio Arturo, che è un Lego Mindstorm, che è quello con il quale si è allenato, perché in realtà la RAI ci ha fornito quello ufficiale, e i miei ragazzi della squadra di robotica hanno partecipato a RoboCode, che è un programma RAI, che è la seconda edizione. E quindi Arturo, noi ne avevamo appunto il mio che si chiama Arturo, poi quello che abbiamo usato in onda doveva essere uno leggermente diverso, e ha lavorato tantissimo ultimamente e quindi l'abbiamo smontato, perché il vantaggio di questo tipo di robot è, come vedete, fatto da pezzi Lego. Questa è proprio la versione proprio base, una motrice, devo lavorare un po' sulla programmazione base per i bambini piccoli, quindi ho lasciato la motrice base, e si possono proprio costruire, quindi questa è una grossa differenza rispetto ad altri robot come Cubetto. Abbiamo visto che è già fatto così, come questi robottini piccolissimi che sono dei robot, questo si programma con i colori, poi se volete vi spiego qualcosa, o altri robot che si costruiscono, ma si costruiscono solo una volta con una configurazione tipo questo che useremo con i ragazzi per una gara, se effettivamente riusciremo a partecipare. E questo ad esempio si programma con M-Block, che è un derivato da Scratch. Quindi noi adesso con i ragazzi stiamo facendo robotica a distanza, programmando e usando direttamente già M-Block nella sua versione più Scratch, quindi per lo storytelling, per la costruzione di giochini matematici, e dopo, usando bene questa parte qua, passiamo ai costumi, diciamo, da robot, quindi potremo poi far funzionare questo. Quindi sì, in realtà i Lego hanno questo vantaggio in più di poter costruire il robot come vogliamo noi. Ovviamente poi c'è tutto un altro discorso, sono quei robot proprio autocostruiti, ma quelli vanno dalla secondaria, di secondo grado in poi. Comunque, okay. Volevo solo aggiungere una cosa, sì, se mi permetti. Allora, una cosa fondamentale nella robotica educativa è la parte robotica da una parte, quindi Elia e moltissimi esperti di Coder Dojo hanno questa formazione tecnica, alla quale bisogna aggiungere l'educativa, quindi una formazione più pedagogica. In realtà Elia, che è un formatore bravissimo di Coder Dojo, già ha detto delle cose che potrebbe dire con altri nomi più fighi un pedagogista. Quindi ha parlato di lavoro in gruppo, quindi cooperative learning, ha parlato di comunque cercare di capire attraverso l'errore, quindi le prove per tentativi d'errore, ha comunque dato una struttura, anche senza rendersi conto, molto seria queste attività, perché sono attività serie, sono veramente interessanti, e non sono semplicemente giochi, ma lavorano sulle competenze dei ragazzi. Quindi volevo aggiungere questa cosa, perché ammiro sempre lì quando racconta queste cose, poi in realtà va a mirare le esatte definizioni di parole un po' più grossi che noi usiamo in educazione. Grazie. Hai detto che, Elena, hai detto che i tuoi ragazzi hanno partecipato a uno show della RAI. Era una gara? Sì, è una cosa particolare. E come sono arrivati? È un game televisivo. Allora, come si sono classificati? Allora, praticamente prima bisogna chiedere di partecipare, e lì a noi ci hanno chiesto da quanto facciamo robotica, e io l'ho detto: guarda, il primo appuntamento che avremo a ottobre, il primo appuntamento che avremo è l'ultima settimana d'ottobre, ed eravamo a metà ottobre, quindi non conoscevo i ragazzi, conoscevo qualcuno perché si era scritto, e quindi eravamo a zero. Abbiamo fatto la domanda comunque, facendo la prima volta che siamo incontrati abbiamo fatto subito il filmato, io non li conoscevo, li ho scelti più o meno a caso, sapendo un po' le caratteristiche, perché i professori nella scuola dove lavoro, io ero appena arrivata, me l'avevano raccontati i ragazzi. Allora ho creato una coppia molto improbabile, hanno fatto un filmato, hanno fatto una candidatura che è molto piaciuta, perché sono molto televisivi, soprattutto uno dei due ragazzi, e poi hanno partecipato a una serie di gare, ma sono un game televisivo, non sono gare vere e proprie come quelle della First Lego League, quindi gare di robotiche vere e proprie. Era fatto, questo è fatto in modo di avvicinare i ragazzi alla robotica, però effettivamente molto televisivo, una cosa diversa. La novità, però, la cosa fondamentale, diversa e secondo me positiva, che ho rilevato perché i ragazzi hanno fatto più puntate alla fine, è quella di vedere il tabellone il giorno stesso. Loro arrivavano al mattino presto, vedevano questo tabellone e dovevano inventarsi tutto, mentre invece le gare di robotiche un po' più serie, quindi vere, non game televisivi,
come First Level League e altre gare come il MechX, quello io vi avevo detto che parteciperemo con questo robot molto probabilmente a una gara, forniscono il tabellone almeno 6 mesi prima, tutte le istruzioni 6 mesi prima, mentre invece lì ogni giorno hanno un tabellone nuovo, quindi è stata un'esperienza divertentissima. E quindi siamo arrivati per caso, ti dico la verità. Abbiamo fatto questo casting, ci hanno presi noi improbabili, e quando i ragazzi andavano bene mi chiedevano un commento, io usavo, dicevo, per dirlo con le parole di Tiziano Ferro, non me lo so spiegare. Perché in pochissimi mesi hanno avuto risultati ottimi. Abbiamo gareggiato con squadre che facevano coding da 5 anni. Io li conoscevo, cioè hanno lavorato 2 mesi e c'erano le vacanze di Natale in mezzo. Quindi più o meno così è andata, a caso. Non me lo so spiegare. Merito dei ragazzi e dell'insegnante. No, merito dei ragazzi, perché poi una cosa che comunque viene chiesta dalla RAI, ma in qualsiasi gara, il coach deve prepararli, motivarli, ma come diceva Elia, deve stare in disparte, perché proprio questo metodo educativo, quello un po' anche da Montessori, che dice fatemi essere la guida, ma in disparte, una guida silente, quindi... noi non eravamo con i ragazzi e io ho rispettato e comunque so che anche gli altri insegnanti hanno rispettato la regola di non suggerire delle cose, perché comunque tra l'altro erano ovviamente loro in studio, noi a vederle da un'altra parte. Comunque i ragazzi se la sono cavate, quindi in questo caso non preparandosi 6 mesi prima come nelle gare solite, ma risolvendo lì problemi completamente nuovi, dei tabelloni spettacolari, vi invito a vederlo quando ci sarà Robocode, tabelloni spettacolari molto scenografici con delle gare pazzesche che chiedevano di fare questi robot delle cose stranissime, lanciarsi con delle funi, cose che di solito non si fanno nelle gare robot, quindi per questo erano divertenti, perché uno si chiedeva cosa saranno inventati questa mattina ogni volta. Quindi vi invito a consultare il sito della RAI e a consultare i bandi che fanno, ma non sono bandi ma sono chiamate, e soprattutto si può andare anche come pubblico, quindi c'è la possibilità di andare a vedere come pubblico queste gare, ma anche altre gare di robotica. Ho fatto questo esempio perché è stata l'esperienza di quest'anno. Interessante, molto molto interessante. Dal pubblico ci chiedono un'opinione su Valeria Cagnina, se può essere presa come un buon esempio di come il coding apre la mente e prepara per il futuro. Forse Lia ha qualcosa da dire in proposito? Sì, la conosco bene, perché lei comunque è stata coordinatrice del codologio di Alessandria, abbiamo collaborato anche alla Reggio di Binaria, abbiamo realizzato un codologio unito tra più gruppi. Quindi sì, la conosco bene, poi lei ha anche aperto una sua azienda con cui fa divulgazione scientifica, diciamo così, sul coding e la robotica. Sicuramente è una ragazza molto in gamba che ha saputo gestire in maniera positiva questa sua passione. Anzi, sarebbe bello molti altri seguissero i suoi passi, ecco. Lei è un tipico esempio di una persona che ha appreso e sfruttato quello che ha appreso, ecco. Quindi grazie al codardogio, grazie al coding, alla robotica, adesso lei sta cambiando la propria vita, quindi dando, soprattutto aiutando tanti altri bambini e ragazzi ad approcciare queste tematiche. Già che stiamo alla parola Elia, ci chiedono se tu hai assistito a questo tipo di attività anche all'estero, oltre che in Italia. Sì, sono stato al Dojo Con in Irlanda 2 anni fa, nel 2018, inverno 2018. Irlanda, appunto, come dicevo prima, che è stata la nazione fondatrice del Coder Dojo. Il Codogio Con è il convegno internazionale di Codardogio. Ci si trova tra mentor di varie nazioni per scambiarsi idee, per fare da mentor poi oltre ad un Codardogio unificato e così via. Quindi sì, ho avuto esperienze anche in America, anche negli Stati Uniti. Ed è diverso da un paese all'altro? Ci sono delle similitudini, ci sono differenze, è molto diverso? No, è praticamente la stessa cosa, poi ovviamente ci sono codardogio che applicano certe tecnologie, ad esempio ci sono codardogio in cui si scrive codice in Python o si usa WordPress
o si usa altri applicativi, beh, nessuno vuole dire il nome perché sono proprietari, però ci sono svariati applicativi che si possono usare, tra cui anche App Inventor, Scratch o Blocky di Google. Quindi ci sono svariate tecnologie che si possono utilizzare, ogni coder dojo in base anche ai propri mentor, quindi alle proprie competenze, propone attività differenti. Secondo me, dal mio punto di vista, è molto interessante il discorso del CSM Unplugged, che è tranquillamente scaricabile, tra l'altro, come documentazione, perché? Perché si approccia all'informatica non utilizzando strumenti digitali. Quindi si va a lavorare di più sul ragionamento e sui concetti e meno sulla pratica un po' automatica, automatizzata che si potrebbe avere tramite strumenti come Scratch. Giusto, perché noi ricordiamo sempre che l'informatica c'entra con i computer come l'astronomia con i telescopi. Esatto. Cosa Esattamente. che al pubblico suona sempre molto molto strano, però è così in effetti. Elia, tu hai quindi più un'esperienza da divulgatore in ambito extrascolastico. Che tipo di rapporto c'è, con il mondo della scuola? Da animatore, diciamo, coder dojo e formatore esterno alla scuola, che tipo di rapporto si è stabilito? Ma allora, quando abbiamo iniziato le nostre attività, ormai 8 anni fa, le scuole vedevano con ammirazione quanto facevamo, perché proponevamo attività proprio per i bambini nelle scuole durante, ad esempio, la notte dei ricercatori. Tant'è che poi abbiamo realizzato dei coder dojo che, ricordiamo, sono aperti a tutti, non solo ai bambini delle scuole. Quindi, anche se vengono realizzati dei coder dojo dentro una scuola, questi coder dojo sono aperti a tutti, non solo agli studenti dell'istituto, proprio per il regolamento della Fondazione Internazionale. Abbiamo collaborato realizzando appunto coder dojo all'interno di scuole, ma abbiamo anche poi realizzato attività all'interno delle scuole che non erano più afferenti al coder dojo perché erano rivolte soltanto agli studenti. Sono attività che comunque stiamo portando avanti ancora e le scuole ci chiedono appunto un supporto in questo senso, proprio perché se ne sente la necessità sempre di più, soprattutto in questi ultimi anni, ecco. Quindi abbiamo un ottimo positivo rapporto con le scuole, anzi, potessimo davvero anche andare a ricoprire a rispondere a tutte le richieste che abbiamo avuto in passato, avessimo potuto rispondere a tutte le richieste, sarebbe stato anche fantastico, però le forze sono quelle che sono. Ad esempio, con il Comune di Torino si è parlato di realizzare dei corsi per praticamente tutte le scuole di Torino, ma noi eravamo 4-5 persone e lavoriamo, è un lavoro di volontariato, quindi sarebbe stato impossibile riuscire a gestire una cosa del genere. Anzi, già così si sono fatti dei grandi risultati, sono tenuti dei grandi risultati. Assolutamente. Invece, tornando in un ambito più istituzionale, da Elena, tu forse hai esperienza sia nell'insegnamento nella scuola che fuori. Che differenza c'è tra l'insegnamento nel contesto istituzionale della scuola e invece in un contesto extrascolastico? Ci sono delle differenze se sì, che tipo di differenze ci sono? Sì, ci sono delle differenze. Nei miei studi, quindi la mia parte di ricerca che faccio in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, effettivamente abbiamo notato che ci sono delle differenze sostanziali. Ovviamente ben vengano tutte le iniziative di Coder Dojo e di altre realtà che prevedono delle attività puntuali o comunque di pochi appuntamenti, che più che altro per quanto riguarda le competenze dei ragazzi non spostano tantissimo diciamo, le competenze
competenze di partenza, ma creano la base per nuove esperienze, quindi la conoscenza di questo ambiente, quindi la voglia di approfondire e iniziano a sfatare un po' di miti anche per i genitori, che iniziano a vedere che cos'è, perché nei coder dojo tenete conto che c'è anche la componente genitori, Elia ci potrà raccontare che è fondamentale. Quindi a volte in questi coder dojo, da quello che ho visto, i genitori possono partecipare insieme ai bambini, altre volte i genitori vengono invitati a ascoltare dei talk dove si parla di robotica e quindi si cerca anche lì di promuovere questo tipo di cultura. Mentre invece a scuola, da quest'anno in realtà noi non lavoriamo prevalentemente con robotica, ma stiamo lavorando con la costruzione, con le costruzioni, quindi robotica con il Lego, ma abbiamo, che è uno dei nostri corsi, però abbiamo anche dei corsi fatti con il Lego Technic, con i quali realizziamo la parte di energetica, quindi costruiamo turbine eoliche, mulini a vento, un po' di tutto per fare energetica. E facciamo anche costruzioni, quindi abbiamo fatto ponti, torri, e quindi in realtà questi tipi di lavoratori sono più lunghi, sono in orario curricolare, e quello che stiamo provando a dimostrare attraverso la nostra ricerca scientifica, facciamo ricercazione, quindi ricerca applicata, è quella di invece lavorare un pochino più sul profondo, quindi lavorare sulla costruzione del pensiero computazionale, sulla metacognizione, quindi sulla capacità dei ragazzi di capire come loro imparano, qual è il loro processo mentale che li porta a imparare qualcosa e quali sono le tecniche di studio migliori, e capire che magari toccando dei Lego, toccando dei robot riescono a imparare meglio, quindi comunque valorizzare questo tipo di trasmissione dei contenuti attraverso l'esperienza. E quindi effettivamente abbiamo due obiettivi diversi. E nel curricolare si cerca di fare progetti un po' più lunghi che fanno sì che i ragazzi prendano l'abitudine a lavorare in un certo modo. Quindi si inizia facendo attività tipo coder dojo, ma poi i ragazzi hanno una scansione, quindi sanno già che devono preparare l'esperimento, farlo, documentarlo, quindi hanno tante altre attività. E riflettere su quello che hanno fatto e migliorare. Quindi di solito si usa la tecnica del think, make, improve, quindi loro prima pensano un progetto, poi lo realizzano e poi con i risultati del progetto, col feedback immediato, in questo caso del robot, provano a migliorare il progetto, perché tutto è migliorabile. E questo invece insieme a quello che diceva Elia permette ai ragazzi anche di capire che la scuola non c'è solo il giusto o lo sbagliato, non c'è una sola soluzione, ma possono esserci tante, quindi aprire al pensiero creativo, al pensiero divergente, ma anche finirla con questa dramma per l'errore, questo dramma per il ho preso 9, non 10, e quindi capire dai propri errori come migliorare, quindi non muore nessuno se uno sbaglia, anzi impara quello che non si deve fare, quindi impara una cosa in più. Il dramma ho preso 9 non 10, io avevo il dramma ho preso 3 e non 6. Vabbè, però guarda si, che si parla di altri livelli di drammi. No, ma guarda che quelli che piangono di più sono quelli che prendono 9, cioè non, la scuola non è più, guarda che oltre la materia è diversa, allora, quelli che prendono dei voti brutti, magari anche abituati a non aspettarsi niente, quindi in realtà è proprio brutta questa cosa, e alla fine avranno già il callo, dicono vanno a consumare quello che sono 9. Quelli che hanno preso, per me è un dramma, perché io non posso capire che una persona prenda 9 e si mette a piangere, mi dà un fastidio tremendo. Comunque pensa che magari quello che ha preso 6 quella volta, che di solito mi è stato a prendere un po' meno, tutto contento, perché diciamo la verità, è dentro di noi, c'è il metro di paragone rispetto a quello che vogliamo, le nostre aspettative, la nostra autostima, magari uno sta festeggiando un 6 e va a consolare quello che ha preso 9, perché i nostri ragazzi sono abituati adesso al fatto che bisogna prendere sto 10 per forza, che è solo quello che ci misura, e i ragazzi chiedono sempre questa cosa, la valuta, questa cosa ci sarà una verifica, qua mi mette un voto, e nei laboratori di robotica non è così. Non è assolutamente così. Io dico, guardo un'altra cosa, quando voi non mi state guardando sto prendendo appunti. Quindi
sconvolgo tutti i secchioni della classe, anche perché lavorare in gruppo, un'altra cosa, lavorare in gruppo, che ovviamente un altro vantaggio del Coder Dojo è che si lavora sempre in gruppo, quindi questo cooperative learning, io dico ai ragazzi, io guarderò il lavoro di tutti, quindi la vostra forza è il ragazzo che ha più difficoltà, cioè voi sarete forti quanto l'anello più debole, quindi il vostro obiettivo è far superare questo scoglio a tutta la squadra insieme. E poi nelle gare di robotica si capisce che questo è fondamentale, quindi penso che anche Lia la pensi nello stesso modo. Quando un gruppo funziona bene, tutti contribuiscono in maniera positiva e si arriva al finale. Se c'è uno che fa tutto e gli altri se ne fregano un po' oppure non vengono coinvolti, il lavoro di gruppo non funziona e non si arriva all'obiettivo. Assolutamente concordo, e tra l'altro quando i bambini cresceranno approcceranno anche altri termini tipo agile, scrum e così via, e comprenderanno, o design thinking, e comprenderanno che sono tutte quante attività legate all'empirismo, alla ripetizione, al miglioramento continuo, quindi quello è sicuramente una delle attività che viene svolta, ma proprio perché è facile apprenderla, è facile sentirla propria sin dall'inizio, ecco. Sì, posso anche dire che con il Coder Dojo la più grande difficoltà che si possa avere è essere certi che gli adulti, quindi mentor, guide, genitori, così via, non si intromettano nell'attività dei bambini. Siamo quindi in grado di comprendere quanto affermato prima, ci deve essere un cooperative learning, come dicevi tu, una collaborazione, un'attività in cui ognuno deve essere in grado di poter contribuire e scambiare le proprie competenze, perché proprio scambiando le proprie competenze si accrescono le proprie competenze, al posto di stare da soli, di studiare le cose da soli, no? Ad esempio, uno può diventare anche bravissimo, però fa molto prima a condividere con gli altri per poter accrescere le sue competenze, le nozioni che conosce. I bambini, secondo me, devono essere lasciati ad imparare in libertà, come se fossero appunto, ad esempio, i giardinetti a giocare con i propri amici. Ora, tra l'altro che stiamo migrando ad attività prevalentemente online, si sta valutando tantissimo anche come proporre le attività tramite l'uso del software, di internet e così via, software che permettono la condivisione dello schermo, software che permettono di dialogare tra una persona e l'altra, ma anche di condividere quello che si sta facendo, no? Sì, diciamo che secondo me probabilmente anche in futuro la realtà virtuale potrà, o la realtà aumentata potrà dare ancora di più una mano in questo senso, quindi si potrà interagire ancora di più, ancora meglio, ecco, anche essendo a distanza, quindi non si imparerà soltanto più il coding o la robotica con i propri compagni di banco, ma si potrà imparare anche con bambini di un altro paese, quindi al contempo si potrà imparare anche un'altra lingua e un'altra cultura. Wow, che bel futuro che ci prospetti. Io vi riporto però un po' più terra a terra con una domanda che ci fa il nostro pubblico meno tecnologico. Qual è la definizione precisa di pensiero computazionale? Pubblico meno tecnologico sono io, eh? Si sente parlare molto spesso di pensiero computazionale, ma il significato preciso di questa definizione qual è? Posso rispondere io? Può rispondere a chi conosce la risposta. Ok, allora secondo me pensiero computazionale è semplicemente un termine abbastanza, anche qui, di moda, che sarebbe legato alla risoluzione dei problemi. Si viene sfruttato il termine computazionale perché si basa su algoritmi risolutivi. Quindi per trovare delle soluzioni si seguono certi percorsi risolutivi che sono legati ad esempio a certe tipologie di ragionamento che servono per semplificare il problema in piccoli pezzi, poi metterli tutti insieme e così via. È un'attività che si faceva già, che si è sempre fatta da quando l'uomo esiste, semplicemente è un termine diverso, un termine nuovo.
Tra l'altro, io vorrei far notare che nei paesi più latini, come l'Italia, la Francia e così via, in cui, come in Italia in particolare, in cui c'è una scuola legata ancora ad imparare il latino, come il liceo classico, il liceo anche scientifico, c'è dove si studia molto anche filosofia e così via, c'è un approccio più di ragionamento. Ecco, diciamo che per me. Il pensiero computazionale è il pensiero legato al ragionamento. In paesi molto più anglosassoni, in particolare, sono molto più rigidi sui ragionamenti, devono avere sempre ben descritti i processi che devono svolgere per ragionare, devono seguire proprio delle strutture ben precise, specifiche, chiare, perché altrimenti non riescono ad approcciare una possibile soluzione. L'ho visto studiando in America e in Inghilterra, quindi l'ho sentito con mano, ecco, l'ho visto personalmente questa attività. E ad esempio il design thinking, la mentalità agile, l'empirismo, no? Sono sempre cose che no, sono sempre attività che si sono sempre fatte, si sono sempre compiute anche nel passato. Semplicemente adesso c'è un passaggio, forse più legato alla tecnologia, che ha anche cambiato un po' i termini e sta riportando un po' a galla questa attività, questa tipologia di attività, che sono ormai diventate un po' di moda, anche perché forse si è persa un pochettino la capacità di ragionamento, no? Di analisi, di logica che c'era una volta, ecco. Adesso sta tornando in auge e si usano ovviamente termini legati all'informatica perché l'informatica è una scienza che è applicata a tutto quello che facciamo. Quindi, per forza di cose, c'è un aggiornamento dei termini. Si tende a dare un nome nuovo, un'etichetta a un processo che esisteva già in precedenza, ma magari non era formalizzato, era applicato senza essere etichettato in certi casi. Sì, diciamo che non era etichettato. Oddio, il ragionamento, no? Il cognos, eccetera, erano attività che si facevano sempre, però diciamo che adesso sono tanto di moda, ecco, perché c'è proprio una diffusione molto ampia, grazie proprio agli strumenti informatici. Bene, bene, bene. L'osservazione che hai fatto prima conferma un'opinione generale che si sente molto spesso nell'ambiente, almeno nell'ambiente dell'informatica, che gli italiani in generale hanno un po' nel mondo la fama di avere come pregio, chiaramente è uno stereotipo, però ci sa un fondo di verità. Nell'informatica gli italiani hanno la fama di essere più in grado di altri di risolvere i problemi partendo da informazioni imprecise, da situazioni non chiare, sono più adeguati spesso a risolvere questo tipo di problemi che non altri. Naturalmente è una generalizzazione, però sembra un po' lo stesso concetto che hai espresso tu. I Sì. maligni possono dire che gli italiani sono abituati a lavorare in maniera disordinata e quindi, e quindi sono in grado di farlo, ma noi non accettiamo questa indicazione. Elena, la tua risposta invece sul pensiero computazionale concordi con la definizione di Elia? C'è una definizione più accademica, o hai No, qualcosa da aggiungere? in realtà in ambito educativo possiamo dire che il pensiero computazionale è quello che ci permette di non soffermarci solo sulla soluzione, ma sul processo che mi ha portato alla soluzione. E quindi questo è fondamentale, perché i ragazzi cosa fanno? Ricostruiscono quelli che sono i passaggi che li hanno portati alla soluzione, li possono analizzare. Possono fare il debugging per capire dove c'è stato l'errore e quindi in realtà io lo sto riducendo un po', però sto parlando di quello che usiamo noi.
noi. Questo famoso pensiero computazionale serve anche per la mia parte, invece col cappello da ricercatrice, quando io dico che i ragazzi sviluppano capacità metacognitive, quindi loro cercano di avere una consapevolezza maggiore rispetto a quello, qual è il loro modo di pensare, di ragionare, quali sono le proprie capacità. E in questo caso vanno di pari passo queste due cose, e quindi molto più semplice. In realtà lì ha fatto un discorso generale che effettivamente è vero che sono termini che adesso sono di moda, quindi cose che esistevano già, ma adesso bisogna cercare. Io sto parlando di robotica coding per tutti, quindi non solo chi si soffermava già prima su queste cose, quindi già esistevano, quindi bastava fermarsi un attimo. Adesso, diventando di moda, il vantaggio che abbiamo, cerchiamo di cavalcare la moda quando c'è, è quella di poter fare questo tipo di ragionamento con tutti i bambini. Infatti io dicevo questo famoso liceo classico, però effettivamente questo tipo di pensiero ci aiuta poi a ragionare, a costruire dei ragionamenti che possono servire anche benissimo per le materie umanistiche, quindi anche per il profilo italiano. Sapete che il nostro profilo come tipo di educazione è molto diversa rispetto all'ambiente anglosassone. Da noi si lavora molto sul ragionamento, da loro sull'unica soluzione in un quiz, quindi quattro risposte, qual è quella giusta, ed è quella e basta. Mentre invece è vero che siamo più fantasiosi, è vero che questa nostra fantasia viene usata per criticarci, però il saper trovare soluzioni alternative le possiamo avere solo nel nostro magari sistema educativo, dove c'è anche lo spazio bianco da riempire e non c'è soltanto una casellina. Quindi effettivamente sono due approcci diversi, ci critichiamo a vicenda, ma ci invidiamo anche a vicenda, questo è vero. Quindi adesso c'è bisogno sempre di più Europa, quindi anche di purtroppo pensiero anglosassone, che veramente loro non vogliono più tanto stare con noi in Europa, ma noi abbiamo bisogno di fare squadra, fare gruppo e di fare cooperative learning anche fra noi educatori e operatori del settore, perché è fondamentale. Cioè, chi non lavora in gruppo non lavora bene, lavora annoiato, lavora triste, lavora litigando con gli altri, mentre invece chi lavora in gruppo va felice a lavorare. Io trovo questo. Quando cambio scuola, adesso sono felicissima, quando cambio scuola cambio squadra. Io sono stata precaria fino a quest'anno, sono diventata in ruolo quest'anno, e quindi quando cambiavo squadra la squadra era fondamentale. Ovviamente i ragazzi mi danno la carica al 90%, ma quel 10% che mi danno i colleghi e il poter lavorare in gruppo cambia la mia vita completamente, e quindi i ragazzi si devono abituare, e i ragazzi lo sanno, perché quando vedono una squadra di docenti oppure di formatori, quando vedono queste squadre di ragazzi giovanissimi che fanno il coder dojo, soprattutto i mentor tendenzialmente sono molto giovani, quelli che vanno in aula, capiscono che quelli sono squadre, quindi che è fighissimo far parte di una squadra, che funzionano bene, vedono la gente felice a lavorare. Quindi a me piace che i miei ragazzi mi dicano: ma professoressa, un po' meno entusiasmo, sono le 8, iniziamo piano, a lei piace fin troppo il suo lavoro. Questo non potrebbe esistere se non si lavorasse in gruppo. Cioè, io non sono dentro un'aula da sola. Come ad esempio Elia e i ragazzi che lavorano in Coder Dojo, nei vari Coder Dojo, non potrebbero esistere se non fossero una squadra, perché i Coder Dojo sono veramente complicati da organizzare. Elia, magari una domanda, non so se c'è una domanda, ma sono veramente complessi da organizzare, e quindi ci va la squadra anche che sta dietro. Vediamo un Andrea che oggi ci modera, ma spesso in queste attività c'è tutto un retro in MUPI. Sì, assolutamente. Elia, una domanda da Elena: quanto è complicato gestire e organizzare le attività del Coder Dojo? Quali sono gli aspetti più critici di questa organizzazione? Beh, allora, prima di tutto bisogna avere degli spazi per poter realizzare le attività, e quelli sono, se non siano gli spazi, è inutile partire. Un'altra cosa è l'avere dei mentor, quindi se non si hanno persone che possono dare l'input ai ragazzi per poter partire con le loro attività, è anche di ben difficile poter riuscire a realizzare qualche cosa. Poi di conseguenza, ovviamente, come dicevo prima, c'è la difficoltà del poter interagire con i ragazzi in libertà senza che i genitori si intromettano, perché mi dispiace dirlo, ma
perché sembra brutto verso i genitori, però i bambini devono davvero essere lasciati liberi di poter lavorare da sé. L'adulto che si intromette, diciamo che crea delle problematiche al bambino per poter apprendere meglio, no? Per poter giocare davvero da solo. A meno che proprio anche l'adulto non si metta lì a giocare col bambino, ecco. In quel caso lì allora potrebbe essere assolutamente valida la cosa. Però il bello è proprio far sì che sia il bambino che tira fuori le idee e le vuole applicare. Quindi sì, queste sono le difficoltà maggiori. Sicuramente c'è sempre bisogno di mentor. Per l'attività di persone che abbiano un'idea di quello che vorrebbero anche poi realizzare come attività per i bambini. Mettiamo ad esempio un lavoro con CSM Plugged, si può lavorare sulla conversione da decimale a binario, però bisogna appunto avere le nozioni per poter realizzare un'attività con i bambini in questo senso. Oppure con Scratch si può dire: ragazzi, potete realizzare una storia che parli di Ada Lovelace, ad esempio, cosa che ci è capitata spesso perché con il museo organizziamo anche la Ada Lovelace Day, e quindi i bambini erano invitati a realizzare delle storielle sulle donne nella scienza, ad esempio. Quindi a seguire dovevano poi ovviamente mettere i loro blocchi precisi per far muovere il personaggio, cambiare lo sfondo e così via. Quindi bisogna anche proporgli un'idea di quello che dovrebbe essere il risultato, no? Chiedergli di realizzare un'attività legata ad un risultato. Dopodiché il risultato è ovviamente il frutto di quello che loro poi vanno a realizzare, non è quello che noi preventivamente abbiamo richiesto per forza, cioè non abbiamo dato delle specifiche ben precise, anche non abbiamo dato dei passaggi obbligatori da svolgere, ecco. Abbiamo detto, ci piacerebbe realizzaste questa storia o realizzaste questo videogioco o questa attività, ecco. E riuscire ad avere in mente quello che è anche una richiesta per poi poter ovviamente seguire e dare una mano al bambino nel caso abbiano necessità di chiedere ad un adulto, lì quello è anche molto importante, che uno deve essere preparato. Vedo che entrambi dimostrate un grande entusiasmo per queste attività. Quindi è il momento di rispondere a una polemica che aleggia su tutto questo. Da svariate fonti arrivano alle attività di insegnamento del coding, specie ai bambini, delle critiche che classificano questo tipo di attività o inutili, se posso fare una metafora, non mi serve essere un meccanico per imparare a guidare, quindi poiché nella vita non dovrò programmare, la programmazione non mi è utile per imparare poi a usare un computer, dall'altra parte come negative addirittura, perché chi poi dovesse intraprendere un percorso formativo professionale legato all'informatica parte con delle basi sbagliate, non adeguate. C'è del vero in queste polemiche? Sono fuori tema? Avete qualcosa da dire su questo? Prima Elia che stava parlando poco fa. Ma allora, queste polemiche non sono vere e proprie polemiche, secondo me. No, critiche, critiche. Sì, sono assolutamente valide, secondo me. Dipende dal punto di vista, no, in cui ci si pone. L'importante di questa attività non è insegnare a programmare, non è insegnare a scrivere del codice a livello professionale. È insegnare ad approcciare una certa metodologia di risoluzione dei problemi. Una volta, anni fa, come dicevo prima, si faceva con i problemi che si dovevano risolvere a scuola, di matematica, di fisica e così via, adesso si usa l'informatica. Secondo me, se uno vuole imparare a programmare davvero, deve nemmeno seguire i bootcamp per adulti che ci sono, ma deve seguire un corso di laurea in cui si apprendono le basi anche teoriche approfondite
ma deve anche fare ovviamente poi esperienza, in cui durante questa esperienza apprende, migliora e affina sempre di più la sua tecnica. È un po' come andare a scuola di pittura, no? Si imparano le basi, però poi con la pratica continua si migliora sempre di più. È molto importante saper distinguere queste queste due visioni, diciamo così. Il coding da un punto di vista educativo è assolutamente importante, ma non è imparare, bisogna distinguere dal fatto che non è imparare a scrivere codice, non è imparare a programmare davvero. C'è chi dice poi che si impara in maniera sbagliata, che dà un approccio sbagliato. Questo potrebbe essere, dipende anche tantissimo dall'apporto che danno i mentor durante l'attività, gli insegnanti durante l'attività per i bambini. Se ci sono dei docenti che hanno competenze di informatica, di robotica e così via, allora queste competenze sono ovviamente valide e i bambini imparano e apprendono correttamente. Se ci sono mentor, in particolare. Questo capita, ipotizzo, con il movimento Coder Dojo, con movimenti di questo tipo, in cui ci sono appassionati che vanno ad insegnare. Dobbiamo comunque sempre tenere conto che questi appassionati spesso e volentieri, anzi quasi sempre, provengono da carriere di informatici, no? Di sviluppatori, di sistemisti e così via, che hanno la passione per l'informatica e vogliono condividerla con altri. E in questo caso, si è partiti appunto dai propri figli e dopodiché ci si è allargati gli amici dei figli e così via, sempre di più. Proprio perché si vuole dare una impronta aperta a tutti, indistintamente, per poter approcciare l'informatica che è ovviamente adesso la tecnologia che permea tutto quello che facciamo, davvero tutto quello che facciamo è legato all'informatica. Dalla letteratura ai voli aerospaziali, tutto quanto necessita di informatica. Quindi avere un approccio, comprendere qual è il rapporto dell'informatica nella società è molto importante e questo si può fare grazie a questa attività qui di educazione al pensiero computazionale e così via che si svolgono sia dentro che fuori dalle scuole. Grazie Elia. Elena, tu invece riguardo le valutazioni di poca utilità o addirittura di negatività su insegnare il coding in maniera precoce, cosa ne pensi? Noi prima di tutto non stiamo insegnando, l'ho sempre detto, un linguaggio di programmazione, ma stiamo cercando di lavorare sui ragazzi per aiutarli a ragionare, quindi costruire quello che è una metodologia, un approccio, un modo di lavorare. Quindi è fondamentale. Dico anche che effettivamente finalmente negli ultimi anni anche in Italia inizia a essere promosso questo ambito, tant'è che la normativa già da qualche anno ha inserito nelle competenze, ad esempio nella mia materia, tecnologia, quindi ha inserito le competenze di robotica, di coding nel curriculum, ha promosso il Piano Nazionale Scuola Digitale, quindi in realtà la necessità si vede, quindi le persone che pensano che non servono sono sempre meno. Questo è un punto di partenza. Noi stiamo cercando, ragazzi, di farli ragionare. È un po' limitante aspettarsi di vedere un ragazzino che inizia prima superiore, quindi una scuola già tecnica orientata, che arriva senza sapere assolutamente nulla. È come i genitori che pensano, adesso shock per tutti, come i genitori che pensano che effettivamente non bisogna fare educazione sessuale ai ragazzi nelle scuole secondarie. Di primo grado, perché poi arriveranno magari a fare dei percorsi nelle scuole superiori.
è già tardi, ragazzi, è già tardi per quello, è già tardi anche per il coding. Nel senso che noi dobbiamo cercare di insegnare ai ragazzi tenendo conto dell'età, quindi tenendo conto di quello che loro possono capire, e cercando di fare delle esperienze. Ovviamente ci sono esperienze diseducative, proprio nel senso che ci dà Dewey, che dice che è un'esperienza diseducativa quando compromette un'esperienza educativa successiva. Quindi potrebbe essere che qualcuno lo fa male, però se qualcuno lo fa male vuol dire che quella persona non è stata formata e che quella persona non ha lavorato prima su questi argomenti, e quindi questo è un'altra cosa. Fatto bene è qualcosa che prepara tutti, prepara chi andrà a fare meccatronica, informatica, e chi si laureerà e farà il programmatore, e prepara anche altri ad avere una conoscenza scientifica generale. Cioè, nel senso che io quando vado a una festa non posso parlare con gli informatici, che adesso vanno tanto di moda, come? Cioè, i nerd adesso sono super fighi con The Big Bang Theory, io non so neanche cosa dire. Allora, effettivamente, va bene, allora creiamo tanti penny e tante penny maschio, non è per questi penny sia femmina, che non sa assolutamente dialogare con nessuno, sa solo parlare di moda e di cellulari, oppure di calcio e Formula 1, e ognuno si chiude nella propria nicchia. Invece è importante sapere un po' quello che fanno tutti, quindi è una base che poi ci permette di fare squadra, perché effettivamente quando facciamo squadra, le squadre che funzionano bene sono quelle squadre dove c'è uno per tipo, quindi dove poi alla fine però queste persone devono dialogare. Io non posso stare a parlare con un informatico, perché io non sono un informatico, però non posso parlare con un informatico e non sapere neanche di cosa sta parlando e vederlo come una persona nella sua nicchietta che fa il suo lavoro. Poi me lo passa, io faccio il mio pezzettino. Quindi sono polemiche, secondo me, un po' inutili. Quindi di formarsi, di vedere cosa stanno facendo gli insegnanti, cosa stanno facendo i mentor, cosa stanno facendo i volontari, ed eventualmente sì, dire quella persona in quella situazione ho visto che si è fatto un po' un pasticcio. Io, per quanto mi riguarda, io, avrete capito dall'accento, io non sono cresciuta in Italia, e quindi io ho fatto informatica da quando avevo 4 anni. Quando avevo 4 anni era l'85. Nell'85 a scuola avevamo un Commodore con logo. E quindi abbiamo iniziato quando io avevamo una grossa tartarugona di legno dove si sedeva un bambino e un altro bambino doveva spingerlo secondo le indicazioni. La maestra lo scriveva e proiettava questo triangolino, noi tutti emozionati. E quindi, perché facevamo informatica, eravamo degli informatici. E ho vissuto quindi tutti i miei anni fino alla scuola media, dove ho vissuto, che è in Argentina, in questa scuola privilegiata, perché comunque non è una scuola pubblica, dove ho continuato a fare informatica, anche se a me, io non sono una impassionata di informatica, però mi è servito tantissimo, mi è servito nel momento nel quale io approccio a un nuovo programma, io so già dove andare a toccare, quindi provo a vedere come avrà ragionato la persona che l'ha usato, e quindi sono molto autodidatta, tocco tutto finché, lo dico ai ragazzi, fatelo anche voi, finché non esplode il computer, tutto giusto. Oggi abbiamo fatto con i ragazzi della mia terza, abbiamo lavorato sulla presentazione PowerPoint, e lavorando online usiamo un documento che è quello di Google Drive, che effettivamente non è una presentazione PowerPoint che magari loro sanno usare. Allora io non trovavo le cose, a volte dicevo tocchiamo tutto, vediamo come funziona, e non è esploso il computer, per fortuna. Meno male che non insegni chimica. No, infatti io sono pericolosissima, quindi ragazzi non datemi roba che esplode veramente, perché io provo, io vado, sono molto empirica, quindi noi proviamo tutto. Anche in robotica i ragazzi mi hanno insegnato un sacco di cose che io non sapevo assolutamente, perché non ci avevo nemmeno provato. Allora loro ci girano attorno, cercano sempre il modo di farlo più in fretta possibile, così si mettono a chiacchierare e imparano delle cose provando delle cose assurde. Vediamo robot che escono dall'aula, vanno a filmare le altre aule, cose un po' strane anche. Comunque, effettivamente dipende tutto da come vengono fatte le cose. E comunque non smentisco il fatto che ci sono esperienze diseducative, ma la maggior parte non lo è, stiamo facendo dei passi da gigante. Bene, bene, complimenti, complimenti. Ma direi che se non ci sono altre domande dal pubblico, l'osservazione finale di questa serata è l'inedito parallelismo tra educazione sessuale e educazione alla programmazione.
Non so se Elia ha qualche commento da aggiungere su questo tema scabroso. Oddio, non credo. No, è assolutamente un parere condivisibilissimo, anzi, dovrebbe essere sempre così, si dovrebbe fare educazione sessuale dappertutto, perché poi si arriva al periodo in cui si creano poi dei problemi, ecco, mettiamola così, almeno se sei pronti prima, sicuramente Ok, delle conseguenze, magari riserveremo in un futuro Mupin Talk un approfondimento sul tema. ecco. Io cerco sempre di essere scioccante, soprattutto, e questo argomento so che è un po' scabroso, soprattutto per il nostro pubblico e per i nostri relatori qua, perché siamo tutti un po' nerd, e quindi ho pensato come posso far sconvolgere tutti. Hai E fatto bene, hai fatto era bene. un paragone molto provocatorio, perché effettivamente potevo fare un altro paragone meno provocatorio. Allora, guardate, finché nessuno, cioè se non riusciamo ad avere un insegnante madrelingua per insegnare l'inglese a scuola, non si fa finché non arrivano le superiori e possono avere l'insegnante madrelingua. Allora vuol dire che non si preparano affatto, non lavorano affatto sulla lingua, sulla costruzione Certo. della lingua, magari non è la pronuncia, ma sulla costruzione della lingua, arrivano le superiori ed è già tardi. Ed è già tardi per tante cose. Quindi i ragazzi fanno le scuole perché altrimenti cosa facciamo? Li parcheggiamo, non fanno nulla finché non arriva l'esperto, il massimo esperto, quello che sa insegnare esattamente quella cosa, e quindi li parcheggiamo fino alle superiori o fino all'università, finché non possono farlo in maniera proprio perfetta, li lasciamo stare. La prossima volta uso le lingue, così non. No, ma hai perfettamente ragione anche per le lingue, perché per mia esperienza ho vissuto all'estero e se più fai pratica, anche sbagliando, è più migliori. Il discorso che facevamo prima, no? Dell'empirismo, della ripetizione, della correzione degli errori e così via. Quindi assolutamente, vale per un tema, vale per l'altro. Si applica a tutto. Tranne la chimica, come dicevo prima. Anche No, ma mescoli cose a caso, finisci male, spesso. quello chimico, io mi divertivo quando ero piccolo Ok. e provavo e riprovavo, facevo disastri, sì, sapevo che potevo fare disastri, prendevo le giuste precauzioni, ovviamente. Per tutto bisogna fare così. Molto bene. L'abbiamo sconvolto completamente, Andrea. Sì, Adesso adesso proverò a mescolare la polvere da sparo, vedere cosa succede. Ok. potresti invece passare agli argomenti che ho introdotto io, visto questa ora tarda di sera. Sì, certo. Ok, bene, allora, innanzitutto grazie ai nostri due relatori che ci hanno insegnato qualcosa anche stasera. Grazie al pubblico che ci ha visto in diretta e un grazie dal passato al pubblico che ci vedrà in differita su qualche piattaforma di streaming. Prego, Elena, saluta il nostro pubblico. Vi saluto tutti, spero di non aver sconvolto e sconvolto le menti, e quindi ci vediamo. Vi invito tutti a partecipare all'attività che sto organizzando adesso, Mooping, e sia ai talk, sia consultando il nostro sito di Mooping, alle varie attività, quindi Mooping Love, le attività con i ragazzi. Io soprattutto che mi occupo di educazione, quindi quelle che facciamo proprio ad hoc per i più giovani. Elia, un saluto da parte tua. Ricordatevi dell'empirismo, applicatelo a tutto nella vostra vita perché è molto utile. Vabbè, adesso sto esagerando ovviamente, però prendetene spunto e una buona serata e a presto. Grazie a tutti e buona serata.